Ciao gamer, è da un sacco di tempo che non commento una battaglia light. Ci sono state un po' di battaglie pro. Adesso vado con la battaglia light di Ale99, che in realtà è una doppia 4v4 di 10 turni leggo. Andiamo subito a vederla. Da Maxime! Ok, allora, in realtà penso che questo DDS tra un po' inizierà ad andare in pensione perché distorge l'audio in una maniera indecente e ogni tanto sta zitto e poi lo butta di nuovo fuori. Diciamo che le modifiche alla console per far sì che il video uscisse in qualche modo. Comunque, insomma, è già la prima mega evoluzione, va bene. E diventa megalopanni, ovviamente, certo. Protezione da parte di Itran. Itran non mi piace, mi dispiace che... Comunque, Milotic va di protezione. Oddio, è shiny quel Milotic, non vorrei dire una cretinata. Non mi sono neanche accorto se ha fatto le scintilline quando è uscito, però mi pare shiny. Comunque... vediamo come va adesso la situazione. C'è un terremoto. Ok, è sempre una figata da vedere il terremoto. Non so bene perché, comunque. Comunque, vedi che adesso che sono abituato ai trailer di Pokémon Sole e Luna, mi sembra che manchi l'allenatore dietro. Ho bisogno di vedere l'allenatore. È una cosa importante, secondo me. Voltali! L'avversario è Jolteon, non potrei mica buttarlo giù, dai. Comunque, Voltali è il nome di Jolteon in francese. Non chiedemi perché lo so, però lo so. Lo so per caso, in realtà. E quindi vuol dire che stai giocando contro francese, molto probabilmente. Non è un nome che lui ha dato a Jolteon, non è proprio il suo nome. Però non potrai attaccare Jolteon, dai. Dai, no. No, no, gli anche. No. Vabbè, non gli hai fatto tanto male almeno. Ti è. Non basterà questa, scusami, gamer. Però non deve attaccare Jolteon. Attacca prima tutti gli altri. Poi, quando rimane solo Jolteon, puoi attaccare Jolteon. Scusami, cioè, le priorità nel senso. Comunque, ok, abbiamo Cresselia. Hanno un che di tanto simile Cresselia e Milotic. Ora che li vedo uno accanto all'altro, non mi ero mai accorto. Però sono tanto simili come corpo. Va bene. Comunque, manda via Milotic. Jolteon, ovvero Voltali, lo chiamo Voltali, poteva benissimo colpire Milotic, tranne che mi sta sfuggendo qualcosa. Non so perché non l'abbia. Vabbè, comunque. Il portachiavi lancia robe. No, ha paralizzato Cresselia. E Voltali. Non so se lega Voltali o Voltali, non lo so, usa fulmine. E sono in una situazione combattuta, nel senso che ovviamente voglio che il gamer vinca. Però c'è Jolteon dall'altra parte, questa cosa mi mette in grande difficoltà. Comunque le sele paralizzate quindi non riesce ad agire, va bene. Ok, va di riflesso, va bene, la difesa speciale è aumentata molto. Volte le usa fulmine e lo farà su Cresselia, ok, perfetto. E poi va di onda calda. Ah cavolo, quell'acciaio te l'ha evitato. Mi dispiace gamer, qua è stato sfortunato comunque. Non mi dire che alla fine di... No! Dai, povero, non ha fatto niente di cattivo Jolteon. Vabbè. Ok, si chiama Lockpick, quindi ok. Heatran viene ritirato e va Salamence. Però dai, adesso ha perso di interesse la battaglia. C'era Jolteon, doveva rimanere fino alla fine Jolteon, almeno perdeva da eroe. Quello era lo scenario ideale, qui comunque il gamer buttava giù tutta la squadra dell'avversario e poi rimaneva Jolteon, che era lì per fare qualcosa di eroico, però comunque aveva perso perché il gamer doveva vincere. Così, vabbè, c'è un po' meno di eroismo Jolteon. Continua di riflesso. È una mossa forse saggia, perché comunque entrambi i Pokémon stanno facendo mosse speciali, se non sbaglio. Non vorrei dire una scemata, comunque, boh. Vediamo, vediamo, vediamo. Sto pensando a questo universo di Pokémon in cui praticamente un portachiavi potrebbe paralizzarti. Cioè, pensa a quanto sarebbe terrificante questa cosa. Magari tu sei lì tranquillo che stai aprendo la porta di casa e rimani paralizzato così. Con le chiavi in mano. Povero Klefki, che poi d'altronde, in realtà Klefki, secondo me, non è neanche un Pokémon così male. Perché a tante persone non piace da vedere, però ha anche senso, nel senso che non è effettivamente un portachiavi. Se andate a leggere la descrizione, è un Pokémon a cui piace collezionare le chiavi. Quindi poi è ovvio che abbia queste chiavi che pendono, però in realtà è molto più... Non so, secondo me ci sta come design in generale. Un po' meno forse il Pokémon braccialetto di Alola, però vabbè, sto divagando. Comunque, è perché non vedo l'ora che esca Pokémon Sole e Luna. Nel frattempo c'è un oltraggio, non mi ricordo se era questa animazione, non l'ho letto. Boh, vabbè. Lanciafiamme di Heatran e immagino vada contro Klefki, esatto. Che si chiama Trusselin, Trusselen, Trusse quello. Che fa ripicca, vabbè. Milotic è incantevole. E così Trusselen è innamorato perché Milotic è incantevole. Vai, giro raggio. Ok, È brutta questa per gancio. Vabbè.
Non ho letto, cavolo, avagli avanzi. Sì, avagli avanzi, ok. Se vedi come sono sveglio, nel senso, 9 turni adesso. Per 9 turni ho usato gli avanzi e non mi ero ancora reso conto. Ok, va bene. Di protezione vuoi un po' curarti con gli avanzi, forse? O vuoi aspettare che quello... Non so, mi sono perso un pezzo. I trend si protegge, si proteggono tutti, ovviamente. Però quello è confuso, quindi potrebbe anche colpirsi da solo. Vediamo se da lì in poi si colpisce da solo, potrebbe anche iniziare a farlo. Ma mi sa che il prossimo turno il game può anche concludere in realtà, perché con un geloraggio probabilmente Garchomp lo butta giù e con un altro attacco fuoco penso che butti giù coso, il portachiavi. Garchomp è confuso, eccolo che si colpisce pure da solo. Quale data di sfiga l'avversario, comunque. È perché non c'era più l'influenza positiva di Jolteon, è quello che ha iniziato... È una catena di eventi quando manca Jolteon, insomma, non è mai buona. Quindi ho capito la strategia del gamer. Ho capito, Ale. Ho capito la strategia. Comunque, con geloraggio manda giù Garchomp. E la battaglia sta finendo. Sì, sta finendo la battaglia. Che sofferente che era Garchomp. Aiuto, ha sconfitto Maximan. Grazie, Ale, per la battaglia. Tra l'altro, mi fa simpatia il fatto che molte le battaglie abbiano in mezzo Jolteon. Non so se lo state facendo apposta. Però lo vedo. Comunque, puoi trovare, cliccando nelle schede qua in alto, un link che ti porta al video in cui spieghiamo io come inviare una battaglia. E tra l'altro potresti anche passare un po' di tempo su pokegamers.guideconsole.it, dove puoi commentare le battaglie degli altri mettendo il pollicione su, così che io possa capire quali sono le più belle. Questa aveva 9 voti, per quello l'ho scelta. E puoi fare così con le battaglie di tutti, quindi puoi anche guardarle e imparare delle strategie. Quello più per pro, però con Light magari vediamo un po' di cose belline. Non Jolteon che vanno KO, però insomma. Ciao gamer.